e comincia a lavorare facendo il mome in polvere, facendo alcuni prodotti probabilmente tolti dal ricettario di mio nonno. Però Livorno negli anni 30 era una piccola città molto provinciale, molto chiusa, molto, e gli sta stretta alle spalle. E allora cosa decide? Vado al nord, viene a Torino nel 1931, si iscrive alla Camera di Commercio di Torino e comincia a lavorare nel 1931. Prende uno stabile in Corso Regina Margherita e lì cominciano le produzioni che andranno avanti fino a luglio del 43, quando una bomba esplode proprio dentro lo stabilimento e non rimane più.